Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il giovedì 18, scusate, il 19, giovedì 19 di agosto del 2021 e noi siamo qui per leggere la parola del nostro Signore. Durante questa puntata noi leggeremo il capitolo 8 e 9 del Secondo Re, quindi vieni con me a leggere la parola del Signore. Noi siamo qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per la grazia di Dio, sempre a mezzogiorno, sempre per leggere la parola del Signore insieme. Secondo Re, capitolo 8 e in seguito capitolo 9. Eliseo aveva detto alla donna di cui aveva risuscitato il figlio: alzati, va tu con la tua famiglia e soggiorna all'estero, dove potrai, perché il Signore ha chiamato la carestia ed essa verrà nel paese per 7 anni. La donna si alzò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio. Se ne andò con la sua famiglia e soggiornò per 7 anni nei paesi dei Filistei. Finiti 7 anni, quella donna tornò dal paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Allora il re discorreva con Geazi, servo dell'uomo di Dio, che gli diceva: ti prego, raccontami tutte le cose grandi che Eliseo ha fatte. E mentre appunto Geazi raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco la donna di cui era stato risuscitato il figlio venne dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. E Geazi disse: oh re, mio signore, questa è la donna e questo è il suo figlio che Eliseo ha risuscitato. Il re interrogò la donna, che gli raccontò tutto, e il re gli mise a disposizione un funzionario, il quale disse: falle restituire tutto quello che è suo e tutte le sue rendite delle terre dal giorno in cui lasciò il paese fino a ora. Eliseo si recò a Damasco. Ben-Hadad, re di Siria, era ammalato e gli fu riferito che l'uomo di Dio era giunto in quel luogo. Allora il re disse ad Azael: prendi con te un regalo, vai incontro all'uomo di Dio e consulta per mezzo di lui il Signore per sapere se io guarirò da questa malattia. Azael andò dunque incontro a Eliseo portando con sé come regalo tutto quello che c'era di meglio a Damasco, il carico di 40 camelli. Appena giunse, si presentò a Eliseo e gli disse: tuo figlio Ben-Hadad, re di Siria, mi ha mandato da te per dirti: guarirò da questa malattia? Eliseo gli rispose: va e digli, guarirai di certo, ma il Signore mi ha rivelato che morirà sicuramente. L'uomo di Dio posò lo sguardo sopra Azael e lo fissò lungo, poi si mise a piangere. Azael disse: perché piangi, mio signore? Eliseo rispose: perché so il male che farai al figlio di Israele. Tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai i loro giovani con la spada, schiaccerai i loro bambini, sventrerai le loro donne incinte. Azael disse: ma che cosa è mai questo che tuo servo, questo cane, per fare delle cose tanto grandi? Eliseo rispose: il Signore mi ha rivelato che tu sarai re di Siria. Azael lasciò Eliseo e tornò dal suo signore, che gli chiese: che ti ha detto Eliseo? E gli rispose: mi ha detto che tu guarirai certamente. Il giorno dopo Azael prese una coperta, la immerse nell'acqua e la distese sulla faccia di Ben-Hadad, che morì. Azael regnò al suo posto. Nell'anno quinto di Ioram, figlio di Acab, re di Israele, e di Giosafate, re di Giuda, Ioram, figlio di Giosafate, re di Giuda, cominciò a regnare su Giuda. Aveva 32 anni. Quando cominciò a regnare, e regnò 8 anni a Gerusalemme. Egli seguì l'esempio del re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab, poiché aveva per moglie una figlia di Acab, e fece ciò che è male agli occhi del Signore. Tuttavia il Signore non volle distruggere Giuda per amor di Davide suo servo, conformemente alla promessa fatagli di lasciare sempre una lampada a lui e ai suoi figli. Ai suoi tempi Edom si ribellò, sottraendosi al giogo di Giuda e si diede un re. Allora Ioram
passò a sair con i suoi carri. Di notte si alzò e sconfitti gli Edomiti, che avevano accerchiato lui e i capitani dei carri. Ma la gente di Ioram dovette fuggire dalle proprie tende. Così Edom si è ribellato e si è sottratto al giogo di Giuda fino a oggi. In quel medesimo giorno, in quel medesimo tempo, anche Libna si ribellò. I rimanenti dell'azione di Ioram e di tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Ioram si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide. Acazia suo figlio regnò al suo posto. L'anno dodicesimo di Ioram, figlio di Acab, re di Israele, Acazia, figlio di Ioram, re di Giuda, cominciò a regnare. Aveva 22 anni quando cominciò a regnare e regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Atalia, nipote di Omri, re di Israele. Egli seguì l'esempio della casa di Acab e fece ciò che è male agli occhi del Signore, come la casa di Acab, perché era imparentato con la casa di Acab. Egli andò con Ioram, figlio di Acab, a combattere contro Azael, re di Siria, a Ramot di Galaad, e i siri ferirono Ioram. E re Ioram tornò a Israel per farsi curare le ferite causatele dai siri a Rama, quando combatteva contro Azael, re di Siria. Acazia, figlio di Ioram, re di Giuda, scese a Israel e a vedere Ioram, figlio di Acab, perché questi era ammalato. Secondo Re, capitolo 9, parola del nostro Signore. Allora il profeta Eliseo chiamò uno dei suoi discepoli, dei profeti. Egli disse: cinditi i fianchi, prendi con te questo vasetto d'olio e va a Ramot di Galaad. Quando vi sarai arrivato, cerca di vedere Ieu, figlio di Ozafat, figlio di Nimsi. Entra, fallo alzare in mezzo ai suoi fratelli e conducilo in una camera appartata. Poi prendi il vasetto d'olio, versaglielo sul capo e digli: così dice il Signore, io ti ungo re di Israele. Poi apri la porta e fuggi senza indugiare. Così quel giovane, il giovane profeta, partì per Ramot di Galaad. Quando vi giunse, i capitani dell'esercito stavano seduti assieme e disse: capitano, ho da dirti una parola. Ieu chiese: a chi di noi? Quelli rispose: a te, capitano. Ieu si alzò ed entrò in casa, e il giovane gli versò l'olio sul capo, dicendogli: così dice il Signore, Dio di Israele, io ti ungo re del popolo del Signore di Israele. Tu colpirai la casa di Acab, tuo Signore, e io vendicherò il sangue dei profeti miei servi e il sangue di tutti i servi del Signore sparso dalla mano di Jezebel. Tutta la casa di Acab perirà e io esterminerò dalla casa di Acab fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo quanto chi è libero in Israele. Ricondurrò la casa di Acab come la casa di Geroboamo. Ridurrò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Aia. I cani divoreranno Jezebel nel campo di Israele e non vi sarà chi dia sepoltura. Poi il giovane aprì la porta e fuggì. Quando Ieu uscì per raggiungere i servitori del suo signore, gli dissero: va tutto bene, perché quel ragazzo è venuto da te? Egli rispose loro: voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi. Ma quelli gli dissero: non è vero, su, dicelo. Ieu rispose: egli mi ha parlato così e così e mi ha detto: così dice il Signore, io ti ungo re di Israele. Allora ognuno di essi si affrettò a togliersi il mantello e a stenderlo sotto Ieu per i suoi nudi gradini. Poi suonarono la tromba e dissero: Ieu è re. Ieu, figlio di Josafat, figlio di Nimsi, fece una congiura contro Ioram. Ioram, con tutto Israele, stava difendendo Ramot di Galaad contro Azael, re di Siria. Ma il re Ioram era tornato a Israele per farsi curare le ferite causatele dai siri, combattendo contro Azael, re di Siria. E Ieu disse: se siete d'accordo, badate che nessuno esca e fuga dalla città,
per andare a portare la notizia a Israele. Poi Eù montò sopra un carro e partì per Israele, perché Joram si trovava là. Alletto e Acazia, re di Giuda, vi era andato per visitare Joram. La sentinella che stava sulla torre di Israele scorse la schiera numerosa di Eù che veniva e disse: «Vedo una schiera numerosa». Joram disse: «Prendi un cavaliere e mandalo incontro a loro a dire: portate pace». Un uomo a cavallo andò dunque incontro a Eù e gli disse: «Così dice il re, portate pace». Eù rispose: «Che importa a te della pace? Passa dietro a me». E la sentinella fece rapporto dicendo: «Il messaggero è giunto a loro, fino a loro, ma non torna indietro». Allora Joram mandò un secondo cavaliere, re, giunto da loro e disse: «Così dice il re, portate pace». Eù rispose: «Che importa a te della pace? Passa dietro di me». E la sentinella fece rapporto dicendo: «Il messaggero è giunto fino a loro e non torna indietro». A vederlo guidare il carro si direbbe che è Eù, figlio di Nimsi, perché guida come un pazzo. Allora Joram disse: «Attaccate il carro», e il suo carro venne attaccato. Joram, re di Israele, e Acazia, re di Giuda, uscirono ciascuno sul suo carro per andare incontro a Eù e lo trovarono nel campo di Naboth di Israele. Quando Joram vide Eù, gli disse: «Eù, porti pace». Eù rispose: «Che pace vi può essere finché durano le prostituzioni di Jezebel, tua madre e le sue innumerevoli stregonerie?» Allora Joram si voltò indietro e fuggì dicendo ad Acazia: «Siamo traditi, Acazia». Ma Eù impugnò l'arco e colpì Joram fra le spalle, in modo che la freccia gli uscì traspassando il cuore ed egli si stramazzò nel suo carro. Poi Eù disse a Bidkar, suo aiutante: «Prendilo e buttalo nel campo di Naboth di Israele, poiché ricordalo quando tu e io cavalcammo assieme al seguito di Acab suo padre, il Signore pronunziò contro di lui questa sentenza. Come è vero che ieri vidi il sangue di Naboth e il sangue dei suoi figli, dice il Signore, io ti renderò il contraccambio. Qui in questo campo, dice il Signore, prendilo dunque e buttalo in quel campo secondo la parola del Signore». Acazia, re di Giuda, vedutolo questo, fuggì per la strada di Bet-Gan. Ma Eù gli andò dietro e disse: «Tirati anche a lui sul carro». E colpirono alla salita di Gur, che è vicino a Ibleam. E Acazia fuggì a Megiddo e là morì. I suoi servitori lo trasportarono sopra un carro a Gerusalemme e lo seppellirono nella sua tomba con i suoi padri nella città di Davide. Acazia aveva cominciato a regnare su Giuda l'undicesimo anno di Joram, figlio di Acab. Poi Eù giunse a Israele. Isabel, che lo seppe, si diede il belletto agli occhi e si acconciò la capigliatura e si mise alla finestra a guardare. Mentre Eù entrava per la porta della città, Ei gli disse: «Porti pace, nuovo Zimri, uccisore del tuo signore». Eù alzò gli occhi verso la finestra e disse: «Chi è per me? Chi?» E due o tre funzionari affacciatesi volsero lo sguardo verso di lui. Egli disse: «Buttatela giù». Quelli la buttarono, il suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli. Eù li passò sopra calpestandola. Poi entrò, mangiò e beve. Quindi disse: «Andate e a vedere quella maledetta donna e sotterratela, poiché è figlia di un re». Andarono dunque per sotterrarla, ma non trovarono di lei altro che il cranio e i piedi e le mani, e tornarono a riferire la cosa a Eù, il quale disse: «Questa è la parola del Signore pronunziata per mezzo del suo servo Elia il Tisbita, quando disse: i cani divoreranno la carne di Jezebel nel campo di Israele. Il cadavere di Jezebel sarà nel campo di Israele come letame sulla superficie del suolo, in modo che non si potrà dire: questa è Jezebel». Vedete bene quanta giustizia, no? Sia un momento molto difficile, molto difficile del popolo di Israele
e del popolo di Giuda. Ma noi continueremo domani venerdì, venerdì 20, noi continueremo la lettura della parola di Dio. Io ti aspetto perché domani noi possiamo essere di nuovo qui insieme, perché questo è leggiamo la parola del Signore insieme. Non importa dove tu sia, basta cliccare qui su questo canale di Nicodemo Fabiano e tu potrai leggere la parola del Signore insieme a me. Nel nome di Gesù, un forte abbraccio, un santo bacio nell'amore e nella gioia di Cristo. Amen. Dio ti benedica.